De Lucì, ti posso parlare un attimo? Certo, ma che è successo qualcosa? Sì, si tratta di Lo Russo. Lo Russo, il ragioniere? Il ragioniere, tu hai una certa confidenza, no, con il ragioniere? Certamente, è naturale, ma non più di quante ne avete voi, ma perché? Che cosa vuoi dire? Allora, gli devi dire al ragioniere che la deve smettere di mettere lei in guerra da Jennifer, capi? Ah, perché il ragioniere Lo Russo avrebbe messo gli occhi addosso a Jennifer? Sì. Io mettesse la mano in guerra, io la cedesse, la strangolasse. Bada come parla, che io belle burro poi, non ragiono più. Ehi, senti, piccirillo, un secchio da fame, io metto cadere me. Prima che magirne la tua ued, prima che la cangic. Comunque, gli dici al ragioniere che io sono un tipo che non parlo, io agisco, io belle burro, metto mano subito. Scavei. Pronto? No, signora, per cortesia deve chiamare più tardi, che Panza sta dormendo. Signora, non gridate per piacere, che poverino non ha riposato tutta la notte. Sì, ho capito, reparto ginecologia. Chiami più tardi. Signor, per cortesia, signor, reparto destra, non è che se ne venga, sia tranquillo, chiami più tardi. Madonna, me come se ingazza, Cristiano. Espresso! Madonna, ma e c'è cosa? Se me muore, ma t'accidra a te. E c'è cosa? Highlander. Non sai cosa ti sei perso stanotte, Gualio? Io mi sono perso, 8 ore di sera mi sono perso. Una serata memorabile, Cafonio, ci dici, parla del giornale che tu fa. Perché a poco piace, non ti parlando di giornale, non vedi che io ne abiti che sto con le crucive, il giornale non l'esco più. Peccato. Ma tu stai bene, ti senti bene? Che c'è? Ti senti buono? Sì, sto buono. Sicuro che zio? Per forza, vabbè. Allora, di che ci sta a fare? Sto proprio piace, a quanto radici da questo ospedale? E tu come faresti a vivere senza di me? Io come te ne vedi tu, dato che sono capace di prendere il letto e di farmi 2 anni di seguito di sonno? È possibile. Vabbè, allora facciamo una cosa, stanotte faccio dopo, va bene? Va bene? Maledetta la Madonna, guarda. Sei contento? Oh, contentissimo. Sei contento? No, male Gesù. Un spruzzo di caffè? Ma, goccio? No, grazie, poi ci addormo. Va bene, dormire, basta che non rompi più la capo, dai. Sì. Bah. No, aspi, no. Stanotte, no, non si può dormire. Mi dispiace. Abbiamo una serata speciale dedicata a Gigi D'Alessio. Tu devi morire. Devi morire, mica puoi dire. L'avevo già organizzata, no, tu devi morire, tu ti chiedi, allora, ad Amrito? Non ti stai picchiando, è stato tu, dove vai? No, voglio, mi dispiace. Stanno con le fedon, un po' una serata speciale, voglio, capo? Come faccio Marta dalla mattina alla sera, madonna, capo, non sei un sacco, come ti metti? Vieni, mi aiuti a bere, che te ne mesca, non è tu. Dici te. Bravo, da morire. Che mi dia? Sette orizzontale, bagna cattolica. Dove sbagliare? Bagno, un battesimo, bagno. Tutta te la fai una doscola qua, caffò. Bagna cattolica, io giù, come dici te. Adriatico, da scrivere. Ma fammi uscire, che tu a perdere il po'. Pazè, non andare, stanno smontando la scenografia. Ma come capo fai a scudere? Che era a capo di sembra una sapere con Daximundo. Preciso, bagna cattolica, Adriatico. Che ci fai qui? No, niente, controllato. Controllavi i danni? Ti è andata bene, ti è andata. Dimmi in qua. Allora, tu hai lasciato il letto, sei venuto direttamente qui in bagno? No, che cosa? Io sono passato da pronto soccorso. Lo sapevo. E sei sempre tu quello che ha preso il laso dall'armadietto? Sì. Come hai fatto a scoprire? Ma che io sono un veggente. Io vedo, prevedo che tu fra un po' utavennando a caricata. Questo mi dicono le palle di cristallo che mi roteano qua sotto. E perché? Perché? Perché tu quando vai nell'armadietto a prendere un medicinale non hai da fare la rivoluzione francese da niente. E ci è l'assalto della Bastiglia. Devi mettere tutto a po' in ordine, poco vedere, non si capisce nulla. Hai ragione. Guaglio, stai attento, io ti faccio passare un Natale nel centro traumatizzati. Perché? Starò più attento, tranquillo. Mannaggia tu, cacchio del tranquillo. Ogni volta che dici tranquillo, io so che stai per commettere un guaio. Serenità. Vuoi un consiglio? Paterno? Va bene? Stateci, se vuoi fare cardiere come infermiere, da stai zitto, ti ho detto un sacco di volte, e parla ancora, in questo momento non mi rispondo, stai zitto.
Allora, amore, ciao. Come va? Molto meglio, grazie. Infatti, stavo pensando di andare a visitare i pazienti. Ma dico, ma non te ne puoi stare un po' tranquilla, eh? Giorgio, sto bene, ti ho detto. Cos'altro mi può accadere? Cosa ti può accadere? A Lopez, hai visto cosa è accaduto? Una scivolata così, semplice, si è fratturata il radio. Voglio ricordarti che tu qui porti la nostra creatura, maschietto o femminuccia che sia. Quindi te ne devi stare buona. Sai che ti dico? Che dalla pancia, dalla forma, mi sembra una femminuccia. Davvero? Beh, buon per me. Vorrà dire che avrò due splendide donne da amare. Ok, allora vado. Ciao. Vai? Sì, vado. No, aspetta, aspetta un attimo. Posso accompagnarti? Non ricordavo di aver fatto la domanda per l'accompagnamento al comune, però l'accetto. Beh, voglio dire, sei in età già avanti per questa cosa. Panza! 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 Oh, chi è? Chi vuoi? Come che vuoi? Cosa prendi di primo? Che primo? Ma che cosa vuoi da me tu? Se puoi sapere che vuoi da me, cosa prendere prima? Allora ce l'avete con me. Cosa vuoi mangiare? Che vuoi mangiare? O passa su. Roba da pazzi. Tu, non voglio niente. Io non voglio niente, voglio dormire. È possibile? E dormi. Quale storia? Grazie a sé. Marcello, cosa prendi? Che cosa c'è di secondo? Di secondo? Presto detto. Abbiamo del sale al arrosto, gamberone alla piastra, aragosta alla catalana. E cotoletta con le patate lesse. Aragosta alla catalana. Io le consiglierei la cotoletta con le patate lesse. No, io voglio l'aragosta. Sì, da me pica la cotoletta. Perché? Quella passo con me. Vabbè, allora sai che faccio? Prendo quella. Ottima scelta, signore. Bravissimo. Giorno. Buongiorno. Madonna, ecco, se mi addormo. Madonna. Dica, da fastidio che devo dormire. Da fastidio. Hai ragione. Piciafuoco, tu cosa prendi da mangiare? Non lo so, che avete fatto oggi? Cazzo di cipolle, Ma certamente, è solo che è finito, mi dispiace. Domani, ma sì, come, cazzo di cipolle in ospedale? Vabbè, ci avete fatto allora? Solita roba, brodino, passa su e cotoletto. Mamma mia, c'è brutto, però. Mettetevi una maschera in bacio, per favore, che tristezza. Non vuoi niente? Non vuoi nulla, là, slitto. La vuoi una mela? Non la mai metto, comunque, sa me. Una mela al giorno, leva il medico di torno. E qual è un frutto che leva il dormire di turno? Vatti, entro, mi chiamo compare, entro. Grazie comunque, entro una... Bravo a Neonco, spero, sì, mi piace che... Io... Preciso. Franchino Bar? Fenomeno. Esci. Oh, ma fra... Oh, Giovanzo, ospedale, ci ti da mangiare? Ma annuncio tutto ciò. Due coperte, sì, mangiami io e Marcello Anghea, annuncio tutto ciò che ti da mangiare. Aspì, un cornetto e un cappuccino a panzetta. Ma perché mo sa balzare? Che va? Pubblicità. È finita la pubblicità. Cosa deve fare? Ha detto che ti mette le mani addosso se la guardi ancora. Io guardo Jennifer. È geloso di te. Lui non sa che invece noi... No, non sospetta proprio nulla, guarda. Lucia! Oh, buongiorno, direttore. E tu di nuovo qua stai? Hai portato un altro caffè? Hai portato? No, ecco, il ragioniere mi aveva chiesto delle delucidazioni sul pronto soccorso. È vero. Sì? Sì. Vabbè, abbiamo capito, va. Vada, Lucia, puoi tornare in reparto, vada. Ok, buongiorno, direttore. Tatti buono. Buongiorno, ragioniere. No, visto. Ragioniere, quello non si rende neanche all'evidenza dei fatti. In che senso, direttore? Nel senso che lui non sa che lei... è un mandrillone! Non lo sa, poverino, non lo sa! A noi interessano altri articoli, vero, direttore? A proposito, ragioniere, ha portato i calendari? Tutta la collezione, al completo! Ragioniere, quanto ci vuole per chiudere sto bilancio? Quanto ci vuole? 200.000 euro! Vabbè, mettiamoli e però guardiamo i calendari. Sì, mena. Anna Falchi? Sì, la quello che vuoi tu. Mi piace? Bella mia! Mena, ragioni, me! Cafonio, che fai la notte di Natale? Ci vediamo? Ma aspetti a fine Natale, madre Pere, eccomi qua, vengo subito. Che cosa hai capito? Io voglio sapere come passi la notte di Natale. Finalmente a casa, mangiando e poi dormendo, perché che sapati di doma, stanca sempre. Che poesia. E la Santa Messa? Madre Pere, ma non perdoni tutto quanto matto, eh?
un portonaro, un centralinismo, un caffè pure un prete passando alla messa. Per piacere. Voglio, ma tu sei cattolico o no? Alla messa si viene. Scusa, madre Pepe, ma secondo lei, io dopo aver fatto una bella mangiata di spaghetti col pesce, capitone, allive, datteri, agnelli, fighi mi alzi che venga la santa messa. Un'altra volta. Così fa, tu fai con me. Vedi che io mi vendico, con me ti metti il capitone per 3 giorni sopra stomaco da romane. Madonna mia, tu Carmine, che se si vendica proprio come le saghette a me, capisci che mi succede un fatto. Madonna mia, come si è messa stamattina che... E chi sa dove che mi... Pronto? Asclepios? Sì, signora, 209. Quanto apriranno? Sì, perché è chiuso. È tutto pronto, guardi, glielo garantisco, però purtroppo è chiuso. Perché? E lo vuole sapere da me, da un povero personale. No, signora, guarda, si ricordi, 209, sì. Quando apriranno fra una decina d'anni, lei già sa all'interno. Sia tranquillo. Arrivederci, signora, arrivederci. Beh, buonanotte a tutti. Buonanotte, signori. Buonanotte a voi. Beati voi che riuscite a dormire. Tu non ci riesci proprio. Sono assorto nei miei pensieri, guagnò. Ma venne Natale e mi picchia la pecandrei. Ma perché, scusa, a che cosa stai pensando? Ma ce te lo frega a te ci sta pensando. Oh, ma dormo o no? Ma comunque non riesce a dormire. Ma c'è, penso al tempo che se ne va, capito? As time goes by. Ci va a fare. Penso a tante cose. Vago con i miei pensieri, sai? A quando è vicino. Alla fanciullezza. A quando vedeva la televisione del Caupau. Bracobaldo Show. E a quando alla fila delle vante, che vedeva la fila, e vedeva il film alla mattina alle 10. Quando mai se vedeva la televisione alle 10 la mattina? Ma quando mai? Che a chi dem le serrante, che dem le persiane, un film alle 10. Io belli, solo per le zone di Bari, diciamo, la regione che. Io belli. E l'omicidio. Il primo omicidio, quando io facevo. Come il primo amore. Come quando la prima femmina, no? Sì. Che te la ricordi? Così è il primo omicidio. Mamma, vedacata. Mannaggia, dai, non fare così. Senti, ma non provi mai del pentimento per quello che hai fatto? Volete la verità? No, a Madonna. Sì, me ne pento. Ma c'è, dice la BC. Lo va la lo dico, me pento. Per via di quei 51 omicidi. Potete venire spur di chi, cioè. Però sai, molte volte la fretta ti fa fare gli errori. Allora sai, comunque, aveva la città. Vabbè, lo so, lo so. Comunque, l'importante è già ammetterlo, no? Buonanotte, Marcè. Buonanotte, picciafuoco. Speriamo alla Madonna. Sogni d'oro a tutti. Ma è del mimo, perché pure un can vuole d'oro. Io vado con i miei pensieri, guagnò. Quasi quasi mi metto su una canzone, eh? Ma ho capito, va. Vuoi che fa una camerata perché proprio fa milione se sei. Ma capito. Ma dove? Vado per i reparti a fare una passeggiata. Vabbè, è sul sud, va. No, e mo mi porto un capo duca. Vabbè, mo me lo vengo pure io, vai, panzè. Vengo pure stai io. Qua, dove devi andare? Tu stai qua. Dai, sole, tutte e due, metti tristezza a vedere. Vengo pure io, dai, chiudo, chiaro, ehi, ma non piccolare. No. O picchio la radio o vieni tu, scendi. Vengo io. Ah, vieni. Lascio pure il telefono. Va bene, allora io lascio, te lo lascio a te. Sì, vabbè. Me la vedo io. Fai la nanna col Marcello. Ah, vieni, sei qua. Ortopedia, uomini o donne, ma c'è? Adocchiamo un primo lit, già me ne andiamo. Mo veniamo. Vieni. Senti questa bella poesia. Sì. Le corse in bicicletta a primavera, quel seno che non è cresciuto più. Come ho cervite tu. Bello. Non più. E nemmeno, c'è mani. Ma veniamo. Le corse in bicicletta. Poi ce n'è. Ce n'è un'altra. Sì, e boh, stanno, quale, stanno quale ancora. Di. Ehi, che succede? No, dottore, sono io, in trona. No,
so che sei tu in trona, dai rumori ti ho riconosciuto, ma che cerchi lì? Cosa vuoi? Ma ho detto che per le contusioni va bene una pomata dell'Anica. Sì? Anica? Sì. Cos'è la pomata del cinema? Arnica! Arnica, che ho detto. No, nulla. La stavo cercando. Stessa cosa. Comunque, in trona, non serve che ti metti la pomata, lo sai? Come non serve? Eh no, è perché mo dobbiamo la smazzata. Sì, io per mazzata, perché non ho fatto niente. No? Introna, scusami, ma non sei tu quello che ha portato le provette delle analisi di Logolus in laboratorio? Sì, 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 beh, le ho portate. Beh. Le hai portate? Sì. Non è che per caso ti sono cadute? No, no, che io ricordi, no. Cioè, che risposta è che io ricordi? Ti sono cadute sì o no? Un poco, ma un po'. niente di grave. E non è che un poco pure si sono mischiate? Sì, un poco, ma... Un po'. No, sai perché? Perché il Logoluso presentava tracce di sangue nelle urine. E noi abbiamo dovuto fare velocemente le analisi di rito. E fortunatamente, o forse anche stranamente, di sangue nelle urine non ce n'era. E come me lo spieghi tu sul fatto a me? Io vado a riposare. Vai, vai. Buonanotte, entrone. Buona fortuna. Sta uno in reparto che sta male. Hai bisogno del mio aiuto, fai da solo? No, no, nulla di grave. Me la sono vista, i traumi diffusi in tutto il corpo, roba da fasare, insomma. Senti, che hai visto la pomata di Arnica? In trona, vero? Sì. Proprio rossa, caduto lì. Ma che te, va ancora cadendo lì. Ne avrà per molto? Quanti giorni? Una decina? Basta? 10-15 giorni. Quando ci vuoi urtanta pasta? Eccola qua. Beh, oh. Ciao, buonanotte. Buonanotte, salutami in trona, o meglio quello che ne resta in trona. Mamma. Tua mamma morta, ora arrivare pomata. No paura, pomata lenire dolore. Ah, buono, buono. Quale braccio fare male? No, no. Braccio sinistro. E braccio destro? No, braccio destro non fare male, per fortuna. E pare male per braccio sinistro, se braccio destro non fare male. Ah. Quindi fare male anche braccio destro. E perché? Dolore braccio destro adesso? Sì, sì. Bene. Come chiamare adesso pomata? Anica. Come chiamare pomata? Anica. Come chiamare pomata? Arnica. Ha barbato cervito. Mamma. Fine dell'84esima puntata. No, la ragosta alla catalana. La ragosta alla catalana? Sì. Guarda, io le consiglierei le cotolette alle patate lesse. Le cotolette alle patate lesse? Con le patate lesse. Con le patate lesse. Facciamo da casa. Sì. Sì. Meno male che riuscite a dormire, tu non ci riesci proprio. Mangu cana riesci, pinzrupic. Secondo me la pausa è troppo lunga. Che vuoto, ragazzi, è proprio... Ho sentito una pausa un po' lunga. Ragazzi, prendi. No, lo so, perché lo so da quando faccio televisione. Voglio astenere qua che cos'è. No, da quando faccio... Solo nel cinema però va bene bene. Si aperta la livello del muraio da te, a metà livello a Tereca. Chiede il muraio da mezzo. Perché braccio destro non male? E braccio sinistro io, braccio sinistro, sì. Hai ragione. Quindi fare male braccio destro. Arrête, Mr. Lachey.
il ragionamento fila. Però che dici? Eh? Può andare bene? Sì. Lo sai che ci avevo pensato? Dai Albi, dai. Albina, cucciola. È vero, tu dici? Meglio vorrei dire che avrò due donne tutte per me da amare. Ciao, me ne vado, devi dire, io dico resti. No, sei tu che te ne dai a cinque, qui ti vengo a dire. Cosa ti può succedere? Hai visto Jennifer che sei caduto? Una scivolata così comune si è fratturata il radio. Voglio ricordarti, qui. A Jennifer, hai visto cosa è successo? Una semplice scivolata. Mi ammazzerei. Dai. Tutti pieni di traumi, bleeding da tutto il corpo, non si capisce cos'è. Caduto dal letto. Non è così. No. Hai visto la pomata? E chi lo sa? 10-15 giorni, quello è te. Quanto ci vuole che deve rimanere? Ma fa. Ma quando uno è scemo è cadolit. Che pigla pomata, te ne vai? Eccola qua. Speriamo, ho già tutto cancellato, sapete?